Carlo carissimo, ciao. Piacere. Ciao, ciao. Senti, col diretti mi ha mandato da te perché oggi parliamo di cavoli e qua direi che siamo nel posto giusto. Sì, io sono nato sotto un cavolo, sai, vero? È giusto, i bambini nascono sotto i cavoli e noi siamo nati, esatto, sotto i cavoli. Tanti cavoli qua vedo, diversi uno dall'altro. Sì. Li spieghiamo un po'. Allora, partiamo dal cavolfiore bianco. Sì. Poi abbiamo tutte le varianti, il cavolfiore giallo, il cavolfiore viola e quello verde di albenga. Ogni cavolfiore ha un sapore leggermente diverso, sì, più dolce, meno dolce. Dopo c'è il cavolo romano, sì, il cavolo calabrese, detto broccolo. Abbiamo le verze, la verza bianca, la verza viola, il cappuccio punta, il cavoletto di Bruxelles e il cappuccio viola. Incredibile, cioè, quindi e tra l'altro questa è solo la parte, perché ci sono anche i cavoli a foglia, a foglia. Ancora di più, sì. Proprietà incredibili, sì, dicono che siano, abbiano delle ottime sostanze antitumorali, sì. Ovviamente dovrebbero essere mangiati appena scottati o crudi in pinzimonio o in insalata, come si possa mangiare ad esempio le verze. Esatto, anche perché, spiegami ai telespettatori, tu hai un'azienda molto particolare, perché tu fai non solo ortaggi diversi uno dall'altro, ma noi siamo qui adesso a Quistello, sull'argine maestro del Secchia, e tu fai tanti prodotti molto ricercati, anche molto antichi, partendo dalla frutta ad arrivare fino agli ortaggi, sì, esatto, vero? Esatto, io sto cercando innanzitutto di riscoprire i prodotti più antichi, con gusti che la gente ha dimenticato, perché credo che la nostra storia non possa essere dimenticata, il nostro passato non può essere buttato via così, perché quando ci dimentichiamo del passato poi succedono le cose peggiori di questo mondo. Giustamente, e concordo. E ho trovato delle cose incredibili, ad esempio tante malattie che oggi noi combattiamo con insetticidi, con anticrittogamici, come la ticchiolatura, le cimici, la carpocapsa. Ci sono delle mele come l'abbondanza, che è una mela antica, che non sono praticamente attaccabili. Ah, ho capito. E quindi quest'anno è stata una delle poche mele, fra tante, che mi ha dato una produzione normale, nonostante ci sono stati tutti i problemi che ci sono stati. Questo vale anche per tutti un po' gli ortaggi. Anche per gli ortaggi. Anche e soprattutto per i cavoli, noi dicevamo. Sì, sì, sì. Ci sono anche, sì, cavoli più resistenti, meno resistenti, esatto, a seconda dei. Esatto. Cioè, ci vuole anche un po' di studio, insomma, sostanza. Ci vuole un po' di studio. Tanta passione, ovviamente. Capire, è qui che parliamo ancora del passato. Se noi andiamo a vedere dal film L'albero degli zoccoli, sì, a tanti altri documenti che abbiamo, vediamo che l'orto non era come noi intendiamo oggi una coltivazione di ortaggi, che vai dentro con le macchine, semini tutta quella varietà lì e poi dopo entri col diserbante, entri col... perché devono... No, era una consociazione, il famoso orto sinergico, in cui tu metti un po' di tutto, ma ci metti dentro anche i fiori, certo, la calendola, il rosmarino, la menta, e dicendo, in cui una pianta aiuta l'altra a crescere. Ah, ho capito, ho capito. Quindi c'è, allora era più spontaneo magari, esatto, cercare. Adesso ci vuole un minimo di ricerca, infatti. Adesso quello che tu dobbiamo, fai in sostanza. Sì, dobbiamo andare a ricercare queste cose, ma ormai su internet trovi degli studi fatti su questo modo di coltivare che sono veramente interessanti. Poi so che tu usi anche la musica. Sì, sì. Spiegami ai telespettatori, è molto interessante questo, cioè? Abbiamo visto che alcune musiche, in particolar modo Mozart, hanno delle vibrazioni molto, molto interessanti sulla crescita e sulla protezione delle piante. Crescono di più. Crescono di più. Sugli asparagi, ad esempio, abbiamo visto che ci sono 15 giorni di raccolta di più rispetto a quelli dove non c'è la musica. Fantastico, viva Mozart! E allora, siccome tu hai studiato e siccome io ho capito che il cavolo può essere mangiato anche crudo, certo, io faccio l'esperimento. Buon appetito! Buon appetito? Cavolo crudo, fa benissimo, lo dice cavolo.
Eccoci in cucina con tantissimi ospiti, una giornata molto particolare, forse per l'ortaggio più bistrattato di tutti. Alla fine, quando uno si un po' arrabbiato, mette sempre in mezzo il povero cavolo, che cavolo vuoi, e non capisci un cavolo, insomma il cavolo c'è sempre in mezzo. Invece oggi vogliamo dimostrare a tutti che il cavolo fa bene ed è buonissimo, e infatti l'abbiamo già visto prima nel nostro contributo con i nostri ospiti. Allora partiamo, che qua ce n'è da presentare. Alessandro Ghirelli, allora maestro docente dell'Istituto di Santa Paola, ciao, benvenuto. Grazie. Ciao. Poi Clelia Gessi, coordinatrice dell'Istituto di Santa Paola, bentornata. Grazie. Bentornata. E poi Davide Lebovitz, titolare dell'azienda Lebovitz di vino, che poi parleremo di tante tante cose. Allora partiamo, intanto presentiamo anche i ragazzi. Riccardo, finalmente ho beccato il nome, ce l'ho fatta, è stato bravo? Sì. Esatto. E poi Gaia, che io dico sempre Gioia, e stavolta è Gaia, quindi finalmente sei Gaia. E poi sei pronta a scrivere quello che dobbiamo fare? Ma ce lo dice Alessandro, cosa facciamo oggi di buono? Oggi facciamo un risotto col cavolfiore, la stracciatella e il guanciale. Fermi tutti, allora, stracciatella. Allora, sì. Stracciatella si intende? Praticamente è una sorta di mozzarella, si può dire. Sì. Però è molto più cremosa e soprattutto è stracciata. Attenzione, quindi è un abbinamento un po' particolare, cioè quindi sì, vuoi unire il cavolo, che è un gusto un po' deciso sì, più la stracciatella che ammorbidirà il risotto, e il guanciale croccante invece, che darà una nota molto salata e soprattutto croccante. Spieghiamo la ricetta. Allora, adesso tostiamo il riso in pentola con un goccio d'olio, il nostro brodo è già quasi caldo, brodo vegetale. Sì. Andremo ad unire una crema di cavolfiore che sono stati cotti a vapore semplicemente e frullati con un po' di brodo. Alla fine mantecheremo il risotto e poi aggiungeremo un po' di stracciatella sopra e una spolverata di guanciale croccante. Gli ingredienti qua, quindi abbiamo il nostro guanciale. Il guanciale, la stracciatella, i cavolfiori. Abbiamo deciso che per farlo un po' più colorato ne abbiamo preso uno viola e uno giallo. Differenze di colore, l'abbiamo già visto anche già prima nel nostro video. I colori... ovviamente a livello visivo c'è una differenza, c'è una però differenza, non c'è una grandissima differenza, no, invece poi no, nella sostanza. A livello di gusto poi alla fine è comunque quello del cavolfiore. Ho capito. A livello di gusto cambia veramente poco. Altra cosa ti chiedo, il riso, quindi ancora dimostrazione che va con tutto. Va con tutto, certo, sì. Cioè sì, quando sì, si parla di risotti qua veramente si può spaziare, si può sbizzarrire con qualsiasi tipo di elemento, soprattutto vegetale. Per i cuochi ti dicono sempre il risotto, a Mantova si dice sempre sgranato è meglio, però insomma c'è da fare. Ci sono preparazioni in cui il mantecato risulta essere meglio dello sgranato, in questo caso. Istituto di Santa Paola, perché siamo in periodo di iscrizione. Sì. Attenzione, quindi vabbè, i corsi sono sempre molto elettrico. Sì. L'operatore amministrativo segretariale, servizi di impresa, l'operatore della ristorazione, in questo caso cucina, e l'operatore della trasformazione agroalimentare, quindi panificazione e pasticceria. Questi sono i percorsi di base. Noi siamo in una cucina e gli ultimi due vanno sempre forte. Sì, sì, diciamo che sono molto richiesti, però diciamo che anche l'elettrico e i servizi di impresa non sono tanto sotto questi due. C'è una riscoperta anche da parte delle nuove generazioni di cercare il più possibile dalla scuola di imparare immediatamente un mestiere. Certo. È una riscoperta questa cosa, quindi l'istituto professionale, tra virgolette, viene sì, un po' ripreso perché c'è questa mancanza. Forse certo, c'è stata una generazione che si pensava sempre esatto, a fare l'avvocato, il commercialista, per fare lunghi percorsi, poi alla fine si arriva a quasi 40 anni senza magari esatto, riuscire a fare niente. Qua invece si impara subito. Diciamo di sì. Anche se diciamo che a lungo andare un po' si sente questo divario tra la scuola professionale e magari un liceo, un certo, istituto tecnico, anche se nel mondo del lavoro le professioni, quelle più richieste, sono quelle che appartengono al mondo professionale, quindi so in questo caso cucina. Un'alta percentuale che usciti da voi si trova lavoro, se certo, non sbaglio. Sì. Siamo su un 90% di occupazione rispetto... 90%? Sì, sì, però, assolutamente. Complimenti. Anche perché sono veramente pochi
quelli che frequentano percorsi di formazione professionale. Ah, ho capito, ho capito. Formazione professionale, ovviamente qua poi ci spostiamo parlando di vino, perché qui non è solo una formazione professionale, c'è un discorso di tradizione. Lebowitz è il caso vostro, insomma, si parte da lontano per arrivare sempre a cercare di migliorarsi passo dopo passo, con tanti studi, con tanta passione, per cercare sempre il prodotto migliore. Certo. È un po' il vostro caso, insomma, certo, in sostanza. Certo. Infatti la nostra è una cantina mantovana da generazione, è stata fondata da mio nonno circa 70 anni fa e nonostante il cognome che possa sembrare non di origine mantovana, in realtà noi lo siamo da tanto tempo e chiaramente il nostro mestiere è cercare di mettere nel bicchiere quello che la nostra terra ci dà. Ecco, voi comunque anche in questo caso avete poi bisogno della professionalità anche presa da fuori, immagino, per avere un prodotto migliore, quindi scuole come l'Istituto di Santa Paola o altri tipi di corsi in genere sono molto utili per voi, immagino. Certo, nel senso, chiaramente la nostra è un'azienda che ha tanti settori, c'è anche il settore della produzione vinicola che richiede chiaramente delle figure preparate e formate per questo tipo di mestiere. Ho capito. Allora, come siamo... Qua sento un rumore di quelli importanti. Allora, cominciamo a mantecare il riso piano piano con il brodo e tra un attimo aggiungeremo anche la crema fatta col cavolfiore. Cavolo tagliato? Sì, cavolo tagliato, adesso lo mettiamo un attimo a bollire, a cuocersi in forno a vapore e poi lo aggiungiamo al riso. Gaia, lo scriviamo? Lì c'è un gesso, quindi eccolo qua il nostro risotto. Ecco, per la mantecatura e per la cottura del riso quanto ci vuole? Ci vorranno all'incirca dai 12-15 minuti. 12-15 minuti, ho capito. Con cavolfiore, dopo alla fine il cavolo invece come viene preparato? Viene cotto a vapore, una parte viene frullata e l'altra viene lasciata a cimette intere per decorare il riso. A cimette per dare un po' di colore. Per dare un po' di colore. Gaia è stata bravissima, ha scritto tutto, quindi adesso andrai poi a dare una mano al docente, noi andiamo in pubblicità e ci vediamo tra poco. Bentornati in cucina! Allora, come sta andando il nostro risotto? Bene, lo stiamo mantecando, all'interno c'è già il cavolfiore, il guanciale praticamente ha quasi finito di Ah, ecco, ripetiamo il discorso del cavolfiore, cioè tu l'hai mantecato e il cavolfiore l'hai prima lessato. Ah, prima l'ho lessato, poi sì. Una parte è stata frullata con il frullatore a immersione insieme a un mestolino di brodo ed è entrata nel risotto praticamente subito, quindi insieme al brodo. Lì c'è il cavolfiore frullato, esatto. Ho capito. Cime le ho tenute invece per decorare il riso a parte. Gaia invece sta facendo il guanciale. Il guanciarino. Esatto, che ormai praticamente è quasi pronto. Guanciarino come l'avete fatto? L'abbiamo affettato, semplice. Tagliato a cubetti e poi messo a seccare in padella. Lo assaggeremo dopo, ma già mi si domandava il nostro ospite Davide Lebowitz. Cosa prevale poi di un sapore così? Dicevi che è un gusto si sente, molto delicato. Esatto, si sente la corposità del broccolo, del cavolfiore, che risulta abbastanza burroso, aiutato dalla stracciatella, sì. E poi la nota salata e croccante data dal guanciale. Che poi, Istituto di Santa Paola, giustamente ci sono i momenti anche degli esami. Sì. E queste cose bisogna assaggiarle, ma con grande serietà. Certo. Bisogna sapere anche valutare pregi e difetti di un piatto e anche riaggiustarlo. Quindi perché è importante. Anche il preside Furgone mi diceva sempre, quando ci sono gli esami, è sempre un piacere, c'è ma bisogna essere molto, molto seri, certo. Perché in quel caso lì l'assaggio equivale proprio a un esame di Stato. Esattamente, ha una valutazione. Ha una valutazione. Certo. E però, Clelia, mi dicevi sì. Che questo l'hai già assaggiato, sì. Ed è molto sì. Buono. Direi di sì, però giustamente aspettiamo. Su un piatto del genere, quindi che vino ci mettiamo? Allora, io ho portato il Galpedaro, il nostro Lambrusco Mantovano DOC, l'ho portato perché il sapevo... Vino che preferisco in assoluto, sapevo che il mio vecchio sarebbe... caro gruppo musicale quando ero giovane, magro, con i capelli lunghissimi fino a qua, niente.
Guarda, invece adesso sono... Grazie, niente, mi hai fatto ricordare. L'ho portato un po' per te. Grazie, grazie, molto gentile. Un po' perché comunque è un vino che rispecchia la struttura del piatto. Sì. Quindi il piatto è morbido, quindi per la stracciatella, per il cavolo, ma ha delle note salate dal guanciale che gli danno rotondità, che gli danno volume al piatto. Così anche il Galpeder. Sì. È un vino che è morbido, una giusta dolcezza che va bene a pasto, ma ha una buona acidità che serve per pulire il palato, che serve per dare profondità alla degustazione. Galpeder, che poi significa in sostanza un po' furbetto, quindi dicevo che è un sapore, esatto, che sembra una cosa, però dopo alla fine, esatto, ne esatto, dà un'altra in... dopo lo assaggeremo comunque. Lì c'è una famiglia intera, andiamo a spiegarla. Sì, questa è la nostra famiglia dei vini più importanti. Abbiamo tre varietà di Lambrusco, il Rosso dei Concari, il Galpeder e il Sedamat, e abbiamo due spumanti, il bianco, l'Isabella, e il rosato, lo Zoe. Ho capito. Differenze sostanziali, quindi immagino, tra un vino e l'altro, però bene o male mi pare di capire che siete un po' su una stessa linea. Allora, oppure... noi siamo mantovani, il prodotto per eccellenza nostro è il Lambrusco, esatto, quindi abbiamo diverse varietà. Abbiamo il Rosso dei Concari, che è un prodotto storico che produciamo da una ventina d'anni, è un prodotto un po' più secco, con più struttura. Galpeder ve l'ho già descritto, sì. Il Sedamat invece è un prodotto più chiaro, un pochettino più acidulo, che accostiamo meglio agli aperitivi. Dopo, discorso diverso per gli spumanti. Il Rosé è uno spumante di Lambrusco, sì. Sorbara, e anche questo è un buon accostamento con gli aperitivi, un vino leggero. L'Isabella invece è un bel bianco, dove Garganega e Chardonnay, che insomma importante, extra dry, quindi può essere utilizzato tutto pasto, anche questo come aperitivo, ma anche per accompagnare dei piatti di pesce. Storicamente Lebowitz e Governolo, quindi è lì insomma che siete nati, continuate a fare vino. Il vostro vino poi alla fine finisce un po' in tutta Italia, in tutto il mondo, immagino. Sì, chiaramente una buona fetta della nostra produzione per la nostra zona, ma insomma il nostro vino è diffuso anche in altre parti del nord Italia e esportiamo anche all'estero. Per sì. esempio abbiamo dei buoni clienti in Giappone, in Corea del Sud, in Stati Uniti, Canada e così. A me sempre questo del giapponese che mi beve il Lambrusco mi fa sempre ridere, l'ho sempre detto anche in altre trasmissioni, vabbè. Comunque vuol dire che là in Oriente... Che apprezzano, vogliono conoscere una cultura diversa, dei prodotti diversi, e sono incuriositi, come noi siamo incuriositi anche da qualcos'altro, esatto, oltre alla cucina mantovana. Istituto di Santa Paola, rapporto anche col vino? Immagino di sì. Quindi sì. Avete anche fatto, oppure avete in mente diciamo magari in futuro, che sì, qualche... sono... Così diciamo, anche qualche piccolo corso anche per parlare di vino? Sì, è all'interno del percorso di quarto anno e di quinto okay. anno, perché ovviamente chi cucina deve anche saper abbinare il piatto a un vino, questo è chiaro. Sì, sì, sì. E sì. quindi all'interno dei percorsi già di istruzione e formazione ci sono degli argomenti che riguardano l'approfondimento sul vino. Ah, ho capito, quindi diciamo... Si impara molto anche dal quarto e quinta ad abbinare, perché il vino insomma è importantissimo. Sì, è importante. Ho capito. È importante. Tantissime donne, immagino. Io ho visto tante donne che si avvicinano al mondo del vino, è verissimo, anche vero. Nelle aziende. Sì. È un, anche tantissimi sommelier donne. C'è un, un'inversione di tendenza. Anche ultimamente, anche le aziende che passano qui in trasmissione, sono veramente tante tante donne che fanno questo tipo di mestiere. Torniamo al risotto. Allora, abbiamo finito la cottura, stiamo mantecando lontano ovviamente dalla fiamma con un po' di burro e un po' di formaggio grana, e adesso impiattiamo. Allora, andiamo all'impiattamento. Sì, vediamo. Intanto lo apriamo questo apriamo. Galpedro. Oddio, Galpedro. Io quando sento questo nome qua in niente da fare, pensa che ma dicevamo, allora, attenzione, oddio, finora, ecco, ti volevo chiedere, riso, Vialone nano, sì, giochiamo in casa, allora, esatto. Il riso è già dentro, adesso ci mettiamo un po', intanto qua sento stappare le cose meravigliose da una parte e dall'altra, sono preso, la nostra stracciatella, lui fermissimo, cioè è una guardia meravigliosa. Sì, hai visto che roba. Un corazziere. Esatto. Allora, mettiamo sul cavolo e lo mettiamo qua davanti. Allora, io l'assaggino lo do, però
Non so se lo assaggio da qua, allora direte, perché il piatto è troppo bello, lo mettiamo. Ah, ci mettiamo anche giustamente la spolveratina un pochino di guanciale. Pancetta croccante, di guanciale croccante. E attenzione, per un pochino finire, di rosmarino. Un po' di rosmarino. Eccolo qua, quindi adesso lo mettiamo qua davanti. Ma che meraviglia! Il nostro risotto con cavolfiore, stracciatella e guanciale. E adesso assaggiamo, certo, assaggiamo quindi questo galpedro. Vediamo se è veramente. Si è cotto. Un attimo. Belle ferbin. Ma è buonissimo. Ma è. Mamma mia, che buono che è. Mettiamo qua. Allora. Grazie. Grazie, complimenti davvero, perché il galpedro è veramente buono. Alessandro, come sempre impeccabile, però io l'assaggino lo do da qua. Ok. Perché qua voglio sentire, perché hai ragione. Tutto giusto come diceva Clelia. Grazie Clelia, grazie a tutti, noi ci vediamo alla prossima. Ciao.